Signore e signori, buonasera. Va ora in onda la terza puntata dello sceneggiato televisivo Pino Tifoso Fiorentino, regia di Antonio Scaglione. Buona visione a tutti. Moglie e figli sono fuori finalmente. Nessuno mi rompe le scatole. Bene, bene, tra poco iniziano le partite. Io ora voglio sentire la classifica dei 45 giri della Hit Parade. Ed ecco la classifica dei dischi più venduti. Al decimo posto Non si può morire dentro di Gianni Bella. Al nono posto Canzone d'amore delle Orme. Il talentuoso chitarrista brasiliano Carlos Santana è al settimo posto con la sua Europa. Franco Simone rimane al sesto posto con la bellissima canzone Tu e così sia. Celentano scende di una posizione con Svalutation. Al quinto posto un altro gruppo italiano, Amore nei ricordi, cantata dalla Bottega dell'Arte. Al quarto posto troviamo Amore mio perdonami del duo Giulia e Giuli. Al terzo posto del podio Music di John Miles. Al secondo posto il terzo gruppo in classifica. Loro sono i Pooh, la canzone è Linda. E al primo posto Riccardo Cocciante con Margherita. E ora vi faremo sentire un estratto della canzone. Franta il pancreas a quest'ora, non di un'altra cosa. Marina Santa, signor maledetto Santos, cose. Presto. Provi se il telefono funziona. Funziona benissimo. Altra che quella ciofeca del telefono del signor Pino. Questa è una radio che funziona. Altra che la schifezza di radio a transistor. Posso sapere il croce cosa fate voi altri tre? Eh? Tra poco incomincia tutto il calcio minuto per minuto. Eh? E io, siccome la Fiorentina gioca a Genova, io vorrei sapere l'esito della partita, almeno quello. Cosa vuole fare, signor Pino? Ascoltare le partite proprio oggi che c'è il grande concorso a premi su Firenze FM vince una bici da cross. E che ve ne fate una bicicletta da cross? Eh? Mi sembra un po' grandicelli. Poi il premio è uno e voi vi sentite, che vuoi fare? Ve la dividete? Capito, signor Pino, a noi della bicicletta non ce ne importa niente. A noi ci importa solo che non vinca
quell'antipatico del signor Spatolatore insieme a suo figlio Giannandrea e quella sua moglie Ubalda, quelli che vivono al terzo piano, quelli che si vantano anche quando bevono, no? Ah, lo fanno bene, capito? Perché siete venuti qui, eh? Non potevate ascoltare la radio a casa di uno di voi, eh? No? Ma perché in questa casa si prende bene le frequenze di Firenze FM? Ecco perché siamo qui. Adesso basta, per favore, fate silenzio che sta per iniziare la trasmissione. Ehi, gente, se volete sentire bene questo programma, dovete andare da Stereomania in via Pacini, zona San Jacopino. Lì troverete un vasto assortimento di radio e di apparecchi stereo per sentire tutta la musica che volete. Da Stereomania troverai anche una vasta gamma di televisori in bianco e nero a colori per guardare i canali TV che vi aggradano. Mi raccomando, quando ci vai, di che ti manda Firenze FM. E ora vai con il concorso. Presenta il professor Brogi, che vi farà le domande dove voi velocemente dovete rispondere. Il gioco è semplice. Il professore farà una domanda a voi velocemente, fate il numero e date la risposta. Alla terza risposta esatta vi portate a casa Graziella Carnelli Leopard, tipo cross con cambio. Siete pronti? Mi raccomando a lei, signor Frattini, col ditino sul disco del telefono, eh? E soprattutto, m'appello a lei, signor Posarello, lei è qui per la sua cultura. Sì, sta a vedere, ora per colpa di questi tre mi perdo le partite, eh? Per favore, signor Pino, stia in silenzio, altrimenti non si capisce la domanda. Mi raccomando, la parola d'ordine d'oggi è battere il signor Spatolatore. A proposito, signor Pino, non ha mica un'enciclopedia da qualche parte? Ma veramente io soltanto l'almanacco del 1975. Può bastare, ce la faccia vedere. E ora il professor Brogi vi farà la prima domanda. Buonasera a tutti e salve dal professor Brogi. E ora vi farò la domanda. State attenti e drizzate bene le orecchie. Qual è la capitale dell'Alto Volta? Via con le telefonate. Presto, signor Posarello. Inizia a cercare, non perda tempo. Sì, sì, su, subito, subito. Dov'era? Forse... Guarda, tu furra, aga, du. Aspetti, forse l'ho trovato, aga, do, gu. Presto, signor Frattini, componga il numero, ecco, presto! Eccolo! Acciderbolina, ma è lento questo disco! Mi torna troppo lentamente, troppo lento, guarda, troppo lento! Mamma mia, che casino! Meno male il telefono buono. Bene, abbiamo un ascoltatore in linea. Buonasera, come si chiama e da dove chiama? Buonasera, sono la signora Spatolatore. Chiamo dalla zona di San Jacopino. Bene, signora Spatolatore della zona di San Jacopino. Qual è la risposta? La risposta è Ouagadougou con 105.000 abitanti. Risposta esatta! Bene, signora Spatolatore da San Jacopino. Lei ha preso un punto e ora via alla seconda domanda. Mi raccomando a lei, signor Posarello, sia veloce con quel libro. E mi raccomando a lei, signor Frattini, sia veloce con quel dito. Bene, radioascoltatori, e ora via la seconda domanda. State attenti questa volta, eh? Quanti chilometri ci sono da Roma a New York? Via con le telefonate! Ma che razza di domande fanno io? Presto, presto, signor Posarello, cerchi su codesto libro, io intanto un po' il numero. Veloce! Su! Presto, signor Posarello, si sbrighi, non vorrei che...
Bene, abbiamo un'altra telefonata. Chi è e da dove chiama? Buonasera, sono di nuovo la signora Spatolatore. Ma bene, benissimo, signora Spatolatore. Ci dica la risposta. La risposta è 4154 chilometri. La risposta è esatta, signora Spatolatore da Sayagopino. Lei ha preso un altro punto a favore e con questo sono due. Un'altra risposta è si porta a casa una bella bicicletta Graziella Carnelli Leopard tipo cross con cambio. E ora la terza domanda. Mi raccomando, signor Posarello, sia veloce a cercare questa risposta. Sì, ma anche lei però sia veloce a comporre questi numeri. Bene, radioascoltatori, adesso via la terza domanda. Mi raccomando, state attenti, Come si chiamava il popolo indoeuropeo che abitava la parte centrale dell'Asia Minore nel secondo millennio avanti Cristo? Bene, questo lo conosco. Presto, signor Santini, componga il numero. Sì, sì, pronto. Sono Riccardo, chiamo dalla zona di San Jacopino. Ma guardo un po', un altro radioascoltatore della stessa zona della signora di prima. Deve portare fortuna. Bene, signor Riccardo, qual è la risposta? È il popolo degli Isciti. Sbagliato, signor Riccardo, la risposta non è esatta. Ci dispiace, riprovi un'altra volta. E allora, signor Posarello, meno male che sapeva la risposta, eh? Mm. Peccato per il signore di prima, ma ora abbiamo un altro radioascoltatore che ci dirà la risposta. Chi è? Sono la signora Spatolatore. La risposta è il popolo indoeuropeo che abitava la parte centrale dell'Asia Minore nel secondo millennio avanti Cristo. Sono gli Ittiti. Risposta esatta! Lei si aggiudica la bicicletta Graziella Leopard da cross. I miei complimenti! Ora tu vedrai quando vede lo Spatolatore come si vanta della sua moglie, capito? E della bella bicicletta e l'ha vinto per la sua figliola. Bene, la prossima volta ci organizzeremo meglio. Sì. La prossima volta facciamo a casa mia. Qui in questa casa non c'è nemmeno un'enciclopedia. Tre se ne sono andati via, posso sentire la radio in santa pace. Mi hanno messa. Meno male, eccola lì. Ora finalmente me la posso ascoltare in santa pace. Marina scocciatrice, ora chi è a quest'ora? Arrivo un attimo. Ecco. Ma bravi, bravi, complimenti! Credevate di fermarmi, bravi! Ma che bei condomini, che c'ho bene, bravi! Entri pure. Grazie. Grazie veramente. Dai, andiamo lì. Almanacco. Signor Pino, sono veramente stupefatto di avere dei condomini come voi. Contentissimo. Sono 30.000, signor Rompino Romano. 30.000 lire? 30.000. Per un regalo a suo figlio per il suo compleanno, una bicicletta a quella maniera. Deve ringraziare anche mia moglie. Guardi, 10.000 lire gliele darei anche a mia moglie per quello che ha fatto. Vuole mettere la faccia di suo figlio il giorno del suo compleanno che vede quella bellissima bicicletta. Con il cambio. 30.000. Un regalo. Un regalo.
E con questo la saluto. Grazie. Conosco la strada. Grazie. Spatolatore. Passa anche la voglia. Ora sì che mi passa anche la voglia di ascoltare la radio. Polini. Rossi. Gola. Riorcheri. Buonasera, abbiamo trasmesso la terza puntata dello sceneggiato televisivo Pino, tifoso fiorentino. Buon proseguimento di serata!